tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A fuoco due barche in disuso al porto di Fano, si indaga sull'origine dolosa dell'incendio. Supermercati presi di mira dai ladri, furti nella notte al Simpli di Sant'Orso e al Conad di Lucrezia. Carico d'uva finisce in strada e provoca un incidente. Nuova caserma dei Vigili del Fuoco, il sindaco Seri a Roma per verificare possibili soluzioni. Venerdì 18 settembre a San Costanzo si terrà il Festival della Canzone Dialettale. La più cordiale buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale parlandovi di un incendio avvenuto ieri sera al porto di Fano. Sono andate a fuoco due piccole imbarcazioni. Noi abbiamo intervistato la persona che ha dato l'allarme, il servizio di Simona Zonghetti. Potrebbe essere di origine dolosa il rogo che ieri sera ha distrutto gran parte di due piccole imbarcazioni in disuso al porto di Fano. È accaduto intorno alle 20:15 nell'area in concessione a Marina Group, una zona adiacente al punto in cui sono partiti i lavori per realizzare la nuova strada e i futuri capannoni. Ancora oggi era possibile sentire il forte odore di fumo in tutto il lungomare mediterraneo. Secondo la società che riunisce imprese della cantieristica e della pesca e che ha la zona in concessione, si tratterebbe di un atto vandalico perché, a differenza del passato, dicono, ora non ci sono tensioni all'interno del porto, o almeno così sperano. Ma ecco invece la testimonianza di un ragazzo che, quando è divampato l'incendio, stava lavorando alla guardiola all'ingresso di Marina dei Cesari. Mi sono accorto che c'erano le fiamme nel piazzale lì di fianco alla capannone di Stefanelli, un gran fumo e delle fiamme, diciamo, di 3 o 4 metri di altezza. Ma le imbarcazioni sono andate a fuoco in momenti differenti? È andata a fuoco prima un'imbarcazione di circa 6 metri, 5-6 metri di lunghezza, e di fianco c'era un'altra imbarcazione, quindi di conseguenza ha preso fuoco anche l'altra di fianco. Penso che sia un incendio doloso, credo. Comunque non c'è elettricità in quelle barche, cioè sono barche in secca, quindi Non credo sia possibile che sia un incendio dovuto da qualcosa di elettricità, insomma. Poi abbiamo allertato i Vigili del Fuoco, sì, c'era un altro signore vicino a me e abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e sono arrivati subito, 3-4 minuti. Oltre ai pompieri sono intervenuti per accertamenti la Capitaneria di Porto e i Carabinieri, che indagano sull'accaduto per capire le motivazioni e scoprire eventualmente i responsabili. Ad essere ascoltato dai militari anche il clochard che bivaccava abitualmente su una di queste barche. Non è escluso infatti che le fiamme possano essere state provocate anche in modo accidentale dall'uomo, ma al momento del colloquio era visibilmente ubriaco e quindi non credibile. E ladri in azione la scorsa notte al Simpli di Sant'Orso e al Conad di Lucrezia. I malviventi si sono introdotti nei supermercati e hanno portato via i soldi contenuti nelle casse. Nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza pare che siano gli stessi che abbiano compiuto altri furti nella zona di Senigallia. Vediamo la cronaca di questi furti nel servizio che andrà in onda fra poco. Furti notturni al Simpli di Sant'Orso di Fano e al Conad di Lucrezia di Cartoceto. Il primo, messo a segno la notte scorsa, poco dopo l'una, è stato portato a termine grazie al metodo della spaccata. Dopo aver mandato in frantumi la vetrata della porta d'ingresso con un veicolo ancora non identificato, hanno fatto irruzione. È venuto subito il titolare, la vigilanza, carabinieri, tutti quanti, perché c'era la vetrina sfondata della porta principale, quindi sono corsi tutti, anche perché l'allarme è suonato, anche il vicinato ha sentito due grossi colpi e l'allarme che è scattato. Che cosa hanno rubato?
Ma ha rubato, hanno fatto dei grossi danni alle casse perché hanno portato via i cassetti che sono incastrati sotto, hanno cercato di manomettere altre postazioni della cassa pensando che ci fossero altri cassetti, quindi più che altro tutta la barriera casse hanno rovinato e la vetrina principale. Siete riusciti a quantificare il danno? Diciamo all'interno dei cassetti c'erano pochi spiccioli, non più di 1000 euro. I danni sono soprattutto materiali, sia delle vetrate, della porta automatica e delle casse che si sono comunque danneggiate. Primo furto che i malviventi mettono a segno in questo supermercato? In questo modo così violento sì, poi abbiamo anche un altro, effettivamente abbiamo un furto a mano armata, nel senso che hanno diciamo verso mezzogiorno avevano preso dei soldi minacciando le cassiere. Un altro furto a soli 20 minuti di distanza dal primo è stato messo a segno al Conad di Lucrezia di Cartoceto. Qui i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono diretti verso la cassaforte. È scattato l'allarme e a quel punto hanno deciso di interrompere l'operazione e dirigersi verso le casse. Anche in questo caso tre quelle portate via dai malviventi e in totale contenevano circa 1500 euro. Quando la vigilanza è arrivata sul posto non ha notato nulla di strano. A scoprirlo, infatti, sono stati i dipendenti nell'orario di apertura. Dalle immagini registrate, dalle telecamere a circuito chiuso, si possono vedere quattro persone a volto coperto e con indossi guanti sulle quali stanno indagando i carabinieri di Fano. Le forze dell'ordine non escludono la possibilità che possano essere stati sempre loro gli autori del colpo a Sant'Orso, ma la cosa certa è che l'auto sulla quale erano a bordo una Renault Clio è la stessa utilizzata per altri furti compiuti nella notte anche nel comune di Senigallia. Ladri seriali, quindi. Cambiamo argomento, parliamo di strade, strade pericolose, perché un incidente è accaduto questa mattina intorno alle 9.30 in via Flaminia all'altezza della vecchia chiesa di Rosciano di Fano. Un fanese alla guida di un furgoncino proveniente da via Crespi si stava immettendo su via Flaminia in direzione Monte, proprio mentre stava sopraggiungendo uno scooter con a bordo padre e figlio, anche loro fanesi, che per evitare la collisione sono finiti a terra. Il padre, 49enne, è stato trasportato a Santa Croce di Fano, mentre il figlio di 24 anni, che ha riportato la frattura di un arto, al San Salvatore di Pesaro. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge. E apriamo la pagina della politica. Nella giornata di oggi il sindaco di Fano, Massimo Seri, è stato a colloquio con Giampiero Bocci, sottosegretario all'interno con la delega ai vigili del fuoco, per discutere sulle possibili soluzioni inerenti appunto alla nuova caserma dei vigili del fuoco della nostra città. Abbiamo al telefono con noi proprio il sindaco che da poche ore è tornato a Fano. Buonasera sindaco. Buonasera, sì, effettivamente sono tornato da poco. Ecco, che cosa è scaturito da questo incontro così importante per la città di Fano? Sì, è stato un incontro molto importante e positivo perché abbiamo aperto una nuova strada che può vedere una soluzione nel breve periodo, nel senso che le ipotesi avanzate negli anni precedenti sono state superate per la spending review per una serie di ragioni. E allora sono andato proprio a parlare direttamente con chi ha la responsabilità per capire quali soluzioni trovare e effettivamente io ero andato dicendo che l'amministrazione comunale era anche disponibile in prima persona a fare dei passi in avanti ad assumersi delle responsabilità e abbiamo trovato, chiedendo magari degli spazi finanziari per poter fare l'intervento direttamente. Ma qui abbiamo individuato anche una nuova strada che ha dei precedenti con altri comuni del nord Italia, e cioè quella di pensare ad una convenzione che coinvolga direttamente il comune, che possa poi a sua volta, coinvolgendo anche un soggetto terzi, per la realizzazione, con degli accordi che sono per 15 anni, con lo stesso Ministero per la copertura dei costi. Quindi adesso stiamo facendo delle verifiche per capire quali possono essere i soggetti terzi da coinvolgere. Fra l'altro domani ho anche l'incontro in prefettura dove abbiamo costituito un tavolo per tenere sempre aggiornate sulla situazione, perché vogliamo veramente dare una risposta ai vigili del fuoco, verso i quali va anche il mio grande ringraziamento per il lavoro importante che fanno nella nostra città, nel nostro territorio. Però si è riconfermata la volontà anche da parte del Ministero per la realizzazione di una nuova sede per i vigili del fuoco. Quindi ecco, abbiamo aperto una nuova strada che può portare a soluzioni
a breve medio periodo, quindi ci aggiorneremo a breve, anche perché stiamo facendo tutte le verifiche a cui facevo riferimento, che sono cominciate proprio anche questa mattina direttamente quando era a colloquio con il sottosegretario, che voglio anche ringraziare per la grande disponibilità che ha mostrato e attenzione verso il nostro territorio. Ecco, bene, Sindaco, un'altra questione che è sul tavolo della politica in queste ore è l'ambito sociale 6. Lei sa qual è stata la conclusione dell'incontro che c'è stato con i sindaci quest'oggi? Sì, è stata una conclusione unanime, anche perché era un percorso già tracciato. Hanno raccolto la disponibilità, c'erano tre disponibilità per questo interim provvisorio, ovviamente, perché poi uscirà l'avviso pubblico a brevissimo. E è stata raccolta l'unanimità la disponibilità del dottor Mandolini, che è un dirigente nel comune di Senigallia, e adesso deve fare alcune verifiche. Domani l'assessore Bagnoli, che è presidente del comitato dei sindaci, convocherà una conferenza stampa con lo stesso dottor Mandolini per poi presentare il progetto e la persona. E c'erano tre disponibilità, tutte molto valide, ovviamente la valutazione poi è stata ricaduta sul dottor Mandolini, che, ripeto, deve fare delle ulteriori verifiche, ma domani ci sarà la conferenza stampa nel pomeriggio, dove poi si presenteranno con l'assessore Bagnesi, che, ripeto, è la presidente del comitato dei sindaci dell'ambito. Bene, grazie Sindaco per questa precisazione, noi la lasciamo ai suoi adempimenti politici, grazie per la sua disponibilità. Grazie, e buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Bene, rimaniamo in ambito di strade, a Trebbio di Candelara sulla strada statale 32 intorno alle ore 13 di oggi, un mezzo agricolo ha perso parte del carico d'uva che stava trasportando, rendendo l'asfalto viscoso e scivoloso a causa del calpestio dei grappoli da parte dei mezzi che sopraggiungevano. Infatti per questo un'auto è finita fuori strada, ma senza nessuna conseguenza per il suo autista. Per evitare ulteriori incidenti, la polizia provinciale ha chiuso appunto la strada provinciale per un'ora e mezza. I vigili del fuoco di Pesaro hanno provveduto a bonificare il manto stradale. E parliamo delle trivellazioni in Adriatico. Il Movimento Possibile ha organizzato per venerdì prossimo un convegno appunto contro le trivellazioni in mare Adriatico. Sentiamo di cosa si tratta. In questo momento stiamo lavorando molto, l'obiettivo è raggiungibile, di 500.000 firme, nel nostro piccolo cerchiamo di raggruppare quello che possiamo, puntiamo ad arrivare a 400 almeno su Fano, ma il problema è nazionale o provinciale, insomma, ecco. E la gente si sta avvicinando ai banchetti, sempre con maggior interesse, chiaramente il tantam doveva partire è partito e quindi siamo fiduciosi, questo è l'ultimo weekend perché entro settembre dobbiamo consegnare tutto a Roma, quindi sarà il nostro rush finale e chiediamo alle persone di attivarsi. Il sabato mattina siamo in Palazzo Cappuccini durante il mercato e poi chi vuole può contattarci, trova i numeri nei nostri riferimenti e può cercarci per la raccolta. Ecco, di trivellazioni se ne parlerà venerdì in Consiglio Comunale alle ore 17, ci saranno dei relatori importanti, di chi si tratta? Sì, dunque sono quattro temi di referendum, di questi quattro uno riguarda le trivellazioni e venerdì alle 17 verrà il professor Leonardo Setti dell'Università di Bologna, perché affronterà in maniera specifica il tema delle trivellazioni, in quanto ai banchetti non si riesce ad affrontare con dettaglio ogni argomento, e verrà a parlarci di quali sono i difetti di questa, i limiti di questa nuova, di questo provvedimento, e quindi i referendum che sono collegati sono per fermare le trivellazioni in Adriatico che ci interessano particolarmente. Quindi alle 17 venerdì sarà il Consiglio Comunale, chi viene può approfondire il tema e ovviamente potrà, speriamo, che voglia firmare per questi tre e per gli altri cinque requisiti referendari. Ed ora parliamo di carnevale, perché nella sala della Fondazione Cassa del Risparmio di Fano, gremita di pubblico, ha accolto con interesse il primo dei due incontri denominati Un Nobel al Carnevale, dedicato all'evento creato dal maestro Dario Fo a Fano nel 2003. Venerdì 18 settembre il secondo ed ultimo appuntamento presenterà un'altra selezione di brani inediti relativi alla manifestazione, focalizzando l'attenzione sul lavoro teatrale, pittorico e musicale realizzato con le scuole e le testimonianze di alcuni dei numerosi partecipanti. L'incontro è coordinato dagli interventi del professor Alberto Berardi, Fabrizio Bartolucci e Jeffrey Di Bartolomeo. Ed ora andiamo nella limitrofa San Costanzo, perché invece venerdì 4 sarà il giorno in cui si terrà il Festival della Canzone Dialettale.
Si intitola Sound Field de Voce, con un filo di voce, il Festival della Canzone Dialettale in programma per venerdì 18 settembre a San Costanzo. La Proloco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, organizza l'evento lungo Viale della Libertà dalle ore 20:30, aprendo ai giovani attraverso la musica il prezioso patrimonio dialettale. Questo Festival della Canzone Dialettale, riscoprendo questa storia nostra, questo modo di parlare, di esprimersi, che riguarda tutto il territorio di San Costanzo, ma anche parecchi comuni limitrofi della provincia. Diversi saranno i protagonisti di questa musica che si alterneranno sul palco. Le band sono quattro e sono la Borghetti Bugaron Band, Duce Sonador della Guassa, Champagne Ghianda, scritto proprio come SCI, Champagne in dialetto, e la Cantina del Jack. Poi ci saranno due ospiti di San Costanzo che reciteranno e canteranno canzoni in dialetto sancostanzese, che sono Walter Belacchi e Paolo Pierpaoli. Sarà dunque un'occasione unica per riscoprire i valori delle tradizioni e delle musiche popolari e in caso di maltempo il festival si svolgerà al Teatro Comunale La Concordia. Dal San Contest delle band emergenti passiamo a un festival della canzone dialettale vera e propria, e non a caso si chiama appunto Sound Field de Voce, questo bellissimo titolo che è stato studiato dalla nostra infatti Proloco ed in maniera particolare dal gruppo dei giovani della Proloco, e direi che anche questo è un messaggio bellissimo, perché proprio sono i giovani che vanno alla riscoperta delle tradizioni, in maniera particolare della tradizione dialettale, e la vanno a coniugare con quello che è anche il patrimonio musicale dei nostri territori. Vi aspettiamo tutti a San Costanzo per questo fantastico San Contest, sarà ancora una volta un'occasione di arricchimento del nostro palinsesto delle manifestazioni estive e ancora una volta un'occasione in più per visitare San Costanzo, quindi grazie ai nostri giovani. E grazie alla nostra Proloco. Ebbene, il dialetto è importantissimo, esprime la matrice viscerale di una comunità, quindi sempre bello e sempre importante da seguire. Ed ora chiudiamo il nostro telegiornale mostrandovi le foto di questa signora, si chiama Anna Mencarelli, nonna Tina, che martedì ha compiuto ben 103 anni. La vediamo qui mentre festeggia insieme ai familiari e ai figli Alessandro e Roberto. E quindi anche noi ci uniamo agli auguri, auguri da parte di tutto lo staff di Fano TV. Si conclude qui questa edizione del telegiornale, grazie per aver seguito la nostra informazione. Occhio alla Notizia tornerà domani sera, naturalmente, se vorrete, qui puntuali alle 20:30. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti voi.